nella prima giornata di ritorno del girone C di Serie C Nao 23-24 al Ciro Vigorito di Benevento. Va in scena Benevento Turris, sempre sentito derby campano per i padroni di casa. E sarà la prima in panchina di Auteri, grande ritorno del condottiero che guida il Benevento per la prima volta in B al termine della stagione 15-16. Turris che vuole continuare il trend positivo di dicembre con 5 risultati utili in fila. Benevento che vuole cancellare invece un ultimo mese dell'anno con un solo punto e 0 gol segnati. Un Benevento che avrà anche la prima grande chance della partita. Capellini, Marcone super, poi Ferrante se lo divora da due passi. Marcone alla prima in porta con la Turris. Turris che risponde subito, è assolutamente dentro la partita qui Capellini dopo la chance davanti. Aspetta anche nella sua area di rigore. Apre l'azione Ciano al sedicesimo, cross di Ferrante, Marotta sponda di testa per Ciano! Al primo gol del suo campionato, va ad esultare con il suo popolo. Non segnava dall'ultima in B dello scorso anno Ciano. Lavora benissimo il tridente del Benevento come desiderava da dichiarazioni della vigilia Auteri. La Turris però è viva, assolutamente dentro, il match ci prova dalla distanza con Maestrelli e Paleari mette i pugni. Nel finale di tempo spinge a sinistra il Benevento che sfiora il raddoppio sempre con Ciano, fa girare il mancino alto di un non nulla. Con le immagini siamo già nel corso della ripresa con la Turris che prova a partire forte, qui esce così così Paleari che in qualche modo arpiona il pallone, poi Agazzi recupera, finta e apre per Improta che con una soluzione stilosissima colpisce il palo interno e fa 2-0 siglando il secondo gol del suo campionato dopo quello decisivo a Messina e fa vibrare il Vigorito che sostiene con carica il suo team. Qui rivediamo l'approccio quasi golfistico di Improta, 2-0, partita finita, assolutamente no, con la Turris che nella fase centrale del secondo tempo prova a fare la partita, qui ad un passo dal 2-1 con Kuma anticipato all'ultimo, Masciangelo spinge a sinistra colpendo un compagno centro aria e poi De Felice si mette il gol di giornata, mancino a scavalcare Paleari da lontanissimo, un arco di bellezza dell'11, il quarto della sua stagione, quel che non viene convalidato immediatamente perché non ravvedono la rete né il direttore di gara né il primo assistente, poi su indicazione del quarto uomo arriva il 2-1 della Turris che riapre il match e rivediamo la magia e De Felice, magia che arriverà anche sul fronte di casa con Marotta che apre per Ciciretti che fa girare il mancino e torna al gol con la divisa del Benevento oltre 6 anni dopo l'ultima volta che era stata il 5 di novembre 2017 in casa della Juventus in Serie A con una punizione fantastica, fantastica come la girata sulla palla di De Felice di Dauria che è rientrato dopo un lungo stop di prima intenzione col destro. Trova un gol meraviglioso. Nel finale la Turris proverà a riacciuffare il pareggio spingendo ma senza trovare il guizzo vincente. E allora prima col sorriso per Auteri, Benevento batte Turris 3-2.